Ecco, quello lì in fondo è il checkpoint di Vizhny Nemetschke. Qui vediamo delle tende dove possono registrarsi i volontari, vengono forniti di giubbottino di riconoscimento e poi vengono appunto istruiti sul da farsi, c'è cioè davvero un'ottima organizzazione. Qui vediamo le persone che arrivano e vengono poi a dare il loro nome e registrarsi in questo punto dove vengono fatti, messi in contatto chi dà i passaggi e chi li cerca, passaggi accoglienza, quindi una davvero ottima organizzazione. C'è una quantità di indumenti e generi di prima necessità davvero impressionante. Vediamo passeggini e seggiolini e tutto quello che può servire per il viaggio e questo è il punto dove c'è stata, hanno organizzato appunto la raccolta e la distribuzione di indumenti e tutto quello che può servire. Come vedete, rispetto ad altri confini dove ci sono i mucchi di indumenti ancora per terra, qui c'è, è stato fatto ordine e c'è un'organizzazione assolutamente notevole. Dai primi giorni ci sono circa 30 organizzazioni di volontari, sono veramente molto ben organizzati, cucinano, distribuiscono ogni tipo di genere di prima necessità. Ci sono delle tende riscaldate dove le persone che sono in transito possono fermarsi e aspettare i passaggi. C'è un punto di raccolta dei dati e delle informazioni anche qui per le persone che vogliono dare un passaggio e ospitalità alle famiglie che arrivano. Qui vediamo le tende dove le persone possono dormire. C'è addirittura una tenda per Covid, abbiamo visto ieri. E oggi la situazione è molto più tranquilla rispetto a ieri, c'è meno gente, comunque veramente moltissimi volontari anche qui. E ottima organizzazione, hanno l'acqua, hanno portato le docce, ci sono medici e quant'altro. Questa è una delle tende dove le persone attendono il passaggio. E ecco, come vedete, ci sono parecchie persone, ma soprattutto davvero molti, molti volontari. La quantità di materiale in arrivo è davvero impressionante, ci sono un sacco di tir in attesa di scaricare, alcuni di passare e portare le cose in Ucraina. Qui vediamo le cucine, dove ieri c'erano anche un gruppo di ragazzi indiani, volontari di Bratislava, che hanno preparato pranzo e cena, è cucinato H24. Ovviamente il flusso non finisce mai, c'è un passaggio costante 24 ore al giorno. Ecco, qui vediamo le cucine con vari volontari. Quindi questo è decisamente dei tre confini che abbiamo visto il più grande e il più ben organizzato. C'è stata la visita di un ministro ieri o l'altro ieri. Promesse di intervento governativo nei prossimi giorni, dicono da domani dovrebbe arrivare il governo, ma per il momento insomma sembra che senza le associazioni di attivisti e volontari sarebbe stata una catastrofe umanitaria. Okay, so my name is Wolfgang. I'm from the Czech Republic. I've been here for today, Sunday, so since Wednesday. Yeah, it's really hot. Every day there are coming like about 8,000 people. And now I'm with the Order of Malta here. And we are trying, because it's not working from the government, so we try to organize accommodations and transport for people. That we are registering the people who are coming in or who come to us. And then we try to match them with people who need the way, which they do, yes. And we work a lot with I just forgot the name. Oh, yeah. It's exhausting. It's a lot of work here. We are staying here for 12, 14 hours every day. There are many people who need help, who have nothing, who have lost everything, and they are really afraid. They don't know where to go.
They don't know nothing. They don't know if they ever come back home. So yeah, it's hard. Okay, thanks a lot. You're welcome.